Definire Inside in 60 secondi non è affatto un'impresa semplice. Non è stato semplice per me affrontarlo nella classica recensione testuale. Non è stato affatto semplice cercare di spiegarvelo all'interno della classica video recensione. Questo perché Inside potrebbe a prima vista rappresentare un classico puzzle game anche abbastanza superficiale, della durata di circa 3 ore, con scarsissima rigiocabilità e che si limita ad offrire un comparto tecnico abbastanza lodevole per il suo buon livello artistico proposto. Eppure Inside nasconde molto di più. Inside nasconde un'esperienza interiore, una riflessione interattiva davvero molto forte, che per la prima volta ribalta quasi il concetto stesso di videogioco per sfruttare la parte ludica con i puzzle e i rompicapo appunto solo come mezzo per riuscire a trasmetterci un messaggio, per riuscire a trasportarci all'interno di una riflessione molto molto importante. Pertanto io non posso far altro che consigliarvi di provare questo tipo di esperienza indipendentemente da un giudizio positivo o negativo, ma proprio per provare questa versione alternativa di un videogioco, ricordandovi che Inside è attualmente disponibile su PC e Xbox One. Detto questo, non posso far altro che salutarvi. Per Ribble.com dal buon Parra, alla prossima!